benvenuti su Zoom, ci troviamo alla Leopolda per l'appuntamento con Pitti Taste. Io direi di addentrarci insieme in un viaggio attraverso le eccellenze del gusto. Un viaggio attraverso le eccellenze alimentari d'Italia e le diversità della cultura del cibo, con incursioni nel lifestyle e nel design connessi a cucine e dintorni. Pitti Taste è al tempo stesso una piattaforma di business e un contenitore di tendenze e idee sulla scena culinaria contemporanea, diventato di edizione in edizione l'evento imperdibile per il pubblico di operatori del settore e per i food lovers più appassionati. Una 14ª edizione ricca di novità, quasi 400 aziende selezionate tra le più qualificate realtà italiane dell'enogastronomia contemporanea, accanto ad oggetti di food kitchen design, capi attrezzature tecniche per la cucina. Direttamente dal Trentino Alto Adige, quali specialità avete portato? Allora, abbiamo portato la nostra specialità è fare formaggi di pasta molla e pasta dura, sia di capra che di latte vaccino. I nostri modelli di punta sono soprattutto due: uno che si chiama l'incubo di Hofer, è un formaggio a pasta molle fatto sia con latte vaccino che latte di capra, affinato con un pinot de Charente, e all'esterno c'è una crusta di pane di segala. Il più particolare della vostra produzione di formaggi. E poi abbiamo un formaggio che stagiona più di 6 mesi in una grotta naturale che si trova vicino al nostro caseificio, che era stato fatto per la prima guerra mondiale, e là adesso noi portiamo i nostri formaggi, stagionano là, c'è 100% di umidità e gli danno proprio un sapore speciale perché non secca per niente questo formaggio qua. Quali ingredienti avete utilizzato? Allora abbiamo più di 18 formaggi diversi, dove usiamo spezie dalla canapa al pan di segale, al ginepro, al fiordaliso, al papavero. Abbiamo ricette diverse dove usiamo questo formaggio. Usiamo spezie diverse, diciamo. Per quali occasioni li consiglia? Allora, il nostro formaggio, lo dice anche un po' il nome, è il nome Capriz, è un po'... Noi vogliamo essere un po' un capriccio, una cosa speciale, non un formaggio da tutti i giorni, ma quando invito degli amici, quando voglio mangiare un formaggio particolare, devo comprare o assaggiare un formaggio Capriz. I tratti caratteristici del vostro formaggio per quanto riguarda il sapore? Allora, noi diciamo, cerchiamo di farlo in base a un ricettario francese, proprio la cultura che qui in Italia e anche in Alto Adige fino adesso non c'era. Abbiamo mandato il nostro casaro in Francia a imparare proprio la produzione francese tipica, soprattutto dei formaggi di pasta molle, e adesso cerchiamo di importare questa tradizione nell'Alto Adige in Italia e per divulgare questa cultura anche un po' qui da noi. Qual è la novità di quest'anno? Allora, qua siamo a Firenze per presentare il nostro zabaglione biologico al vino moscato piemontese. È fatto con il nostro tuorlo biologico e poi un vino moscato che è molto buono, e poi aggiungiamo anche zucchero di canna, e questo fa la miscela che è il classico zabaglione della tradizione. Si presenta forte nel sapore, nell'odore? Sì, si percepisce molto bene un certo retrogusto quasi di agrumi, di frutta, soprattutto quando uno lo raffredda. Invece caldo cambia anche un po' sapore, anche molto gradevole. Freddo, servito freddo, è un po' una novità, non tutti lo fanno, ma è invece molto goloso, e poi il modo tradizionale è servirlo caldo. La cifra stilistica della vostra azienda, il tratto distintivo della vostra azienda è una particolare attenzione al bio. Ah sì, noi siamo un'azienda biologica, facciamo solo prodotti biologici e ci distinguiamo anche molto visto che noi coltiviamo, quindi abbiamo le galline, alleviamo a terra all'aperto, coltiviamo anche il mangime delle galline, e poi queste uova biologiche usiamo poi per fare lo zabaglione, cioè il tuorlo biologico. Dov'è situata la vostra azienda? Noi siamo situati in Piemonte, vicino alle Alpi Piemontesi, siamo in pianura, un piccolo paese che si chiama Monasterolo di Savigliano. Questa è la seconda volta che partecipate a Pitti Taste, che idea si è fatta di questa manifestazione? Per noi è una bella piattaforma, c'è tante belle aziende, tante belle realtà, uniscono tutti i prodotti di eccellenza italiane, quindi è una bella piazza per noi, siamo molto soddisfatti. Fonderia del Cacao direttamente da Calenzano, quindi si può dire che giochiate in casa. Eh sì, infatti, e tra l'altro il Taste è proprio il nostro evento primario, proprio perché giochiamo in casa.
Ormai voi siete dei veterani di Pitti Taste, lo scorso anno avete lanciato un nuovo progetto, com'è andata? È andato molto bene, abbiamo lanciato il progetto del cioccolato militare grazie a un accordo con Difesa Servizi, che è la società del Ministero che gestisce tutti i marchi delle Forze Armate. Il prodotto è piaciuto molto, lo abbiamo declinato in diversi formati, fra cui anche un tubetto di crema spalmabile che insomma ha attirato molto l'attenzione dei consumatori. Lo vediamo anche in questa edizione, quali sono le caratteristiche del cioccolato militare? Cioccolato militare ha dovuto mantenere le caratteristiche che aveva quando veniva inserito nella razione K che veniva fornita ai militari di leva, quindi è un fondente 70 e abbiamo anche recuperato il packaging dell'epoca, quindi mantiene queste sue caratteristiche fondamentali. Qual è la filosofia del vostro marchio? Noi cerchiamo di privilegiare un cacao di eccellenza, quindi importiamo direttamente il cacao dall'America Latina, in prevalenza dall'Ecuador, e questo ci consente oltretutto di arrivare a produrre anche una tavoletta di cacao puro 100%, perché la qualità di quel cacao permette proprio di gustarlo in modo naturale. Qual è invece la novità che proponete quest'anno? Allora, quest'anno per implementare la linea cioccolato militare, i cioccolatini ripieni con i liquori prodotti dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, poi una tavoletta all'aroma di tabacco, una tavoletta e una spalmabile al gusto caramello, e quindi queste sono, diciamo, le novità del Taste 2019. Direttamente da Prato, quindi anche voi giocate in casa vicino a Firenze, quali birre avete portato quest'anno? Allora, oggi abbiamo portato delle birre che sono più particolari, più indicate al consumo della ristorazione, e birre che si possono anche abbinare per sfatare un po' il mito della birra e pizza, il classico binomio italiano. In realtà tutte le birre che noi produciamo, birre artigianali, sono abbinabilissime a prodotti tipicamente toscani, da una tagliata piuttosto che dei salumi, e quindi si va anche a divertirsi con degli abbinamenti per andare a creare dei nuovi sapori, dei nuovi abbinamenti che possano soddisfare e in un certo senso avere un parallelo anche con il mondo del vino. Qual è la filosofia del vostro marchio? Fondamentalmente noi amiamo produrre birre artigianali, quindi che sono prive di conservanti o additivi chimici, quindi naturali, genuine, e allo stesso tempo devono essere però birre che siano facili da bere, molto semplici, intuibili, quindi non complesse, ma che rimandano sempre all'origine della birra, quindi a un prodotto che va ad essere una sorta di compagna di bevuta, di ristorazione, di incontro. La novità di quest'anno, qual è la birra, quali gli ingredienti e il sapore? Fondamentalmente quest'anno, oltre alle birre classiche, abbiamo aggiunto una birra bionda da Stira di Essei che ben si sposa con quello che è l'abbinamento tipico toscano, con salumi belli saporiti, e la dolcezza del malto, l'alcolicità fanno sì che ci danno un abbinamento molto ben costruito. Intanto, che effetto le fa aver ottenuto questo riconoscimento? Beh, naturalmente un riconoscimento estremamente importante, perché questo sul Cuiagua, su questo prodotto qua, c'è stato tutto un progetto che abbiamo portato avanti, ovviamente l'abbiamo fatto anche sul premiato di quest'anno, Cagno il Tigre, e quindi ovviamente questo è stato dato anche grazie alla passione che ci mettiamo tutti gli anni e ovviamente in ogni momento della nostra vita produttiva, sempre alla ricerca di cacao nuovi, di cacao importanti, e quindi estremamente particolari, insomma, da far assaggiare, da portare sul mercato per i consumatori finali. È la prima volta che partecipate a Pitti Taste, da dove venite? No, questa qui è la terza edizione consecutiva, e noi siamo un'azienda artigianale, un'azienda di famiglia, nata nel 1875 a Maglie, in provincia di Lecce. Una storia che ovviamente, io sono la sesta generazione, è una storia che appunto viene stata tramandata e si tramanda da generazione in generazione. Qual è la novità di quest'anno con cui poi avete ottenuto i riconoscimenti? Allora, la novità è il Cagno e il Tigre, la vediamo infatti alle nostre spalle, praticamente un criollo ancestrale del Venezuela,
nella zona di Mérida, quindi stiamo parlando praticamente di un cacao che cresce quasi in altura, intorno ai 200-300 metri dal livello del mare, e si trova nella zona praticamente di Mérida, insomma, del sud del lago, quindi nel lago di Maracaibo a sud. La particolarità di questo criollo è stata proprio quella data dalla sua freschezza, dalla sua morbidezza, che poi ci ha permesso di realizzare l'80% del fondente, che è quello che stiamo presentando in anteprima, anche perché è un prodotto che arriverà sul mercato nella prossima stagione invernale. La stazione Leopolda propone un menù sempre più creativo, sorprendente e gustoso, reso unico dal fitto calendario di presentazioni, eventi e talk che fanno il punto sui trend più attuali della tavola e del gusto. E alla presentazione del libro La Fiorentina abbiamo incontrato anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che recentemente ha lanciato la proposta di far diventare la bistecca alla Fiorentina patrimonio dell'UNESCO. Sì, questa è la proposta che abbiamo lanciato perché qui a Firenze nasce questa tradizione. La bistecca fiorentina non è soltanto la scelta di un tipo di carne, ma è anche tutta quella tradizione, quel saper fare che c'è dietro il taglio della bistecca, il modo con cui la cucini. Infatti la nostra proposta è di far inserire nel patrimonio mondiale dell'UNESCO non tanto la bistecca come prodotto, ma il taglio, il saper fare che c'è dietro la bistecca, l'arte del macellaio, potremmo dire. È una proposta che ha appassionato tutti, soprattutto i macellai, che portano con sé davvero un patrimonio di esperienza, di professionalità, ma anche gli appassionati del cibo, e qui a Test ha avuto un bel riscontro, quindi siamo fiduciosi di poter arrivare in porto, anche se consapevoli che il percorso è lungo. Dovremo produrre tanti, tanti documenti e raccontare bene questo nostro progetto. Oggi è venuta fuori anche un'altra interessante proposta che riguarda i bambini. Sì, l'idea è stata quella di ospitare Massimo Bottura, lo chef italiano più conosciuto al mondo, con il progetto del refettorio, ovvero un modo per mettere insieme alcuni dei più grandi chef italiani e stranieri per condividere un momento di convivialità con le persone povere, persone bisognose. Allora abbiamo pensato, perché non dedicarlo ai bambini insieme all'Istituto degli Innocenti? Sarebbe un luogo perfetto per il refettorio. Siamo in compagnia dell'editore. Come nasce l'idea di pubblicare questo libro? Nasce sicuramente, la cosa che ci ha stimolato è questa candidatura come patrimonio dell'UNESCO, e poi con il rapporto con Aldo Fiordelli, che prima di tutto è un amico. Una sera, mangiando per appunto una fiorentina, gli ho chiesto se potevamo fare appunto un libro sulla fiorentina insieme, anche perché da editore mi ero reso conto che non esisteva un libro che parlasse della bistecca alla fiorentina. Quindi, leggendo questo libro, gli amanti della bistecca alla fiorentina, quali nuove nozioni possono trovare? Intanto il libro descrive, ogni ristorante ha una scheda tecnica, quindi ha veramente un passaporto della fiorentina, quindi raccontiamo l'allevamento, raccontiamo il macellaio, raccontiamo la cottura, il taglio, quante dita e addirittura il prezzo, quindi è una guida a tutti gli effetti in 40 ristoranti a Firenze, in Toscana, ma anche nel mondo, perché siamo usciti dalla nostra regione, dove appunto la fiorentina è un mito, ma siamo andati anche a Milano, a Londra, a Parigi e addirittura a New York a scoprire la fiorentina. Non solo cibo, ma anche cocktail. Che effetto le fa aver ottenuto questo riconoscimento? Ma un riconoscimento importante, secondo me è anche un po' azzardato, nel senso che nonostante il centenario del Negroni, il Negroni come struttura è un cocktail aperitivo complesso che non si adatta così facilmente al cioccolato, il motivo per cui non ho fatto un cocktail con della cioccolata all'interno, bensì con un liquore che è una crema di cacao, ma la cioccolata l'ho lasciata all'esterno del bicchiere, in modo tale che, essendo una coppetta da cocktail, chi lo beve, si presuppone senza cannuccia, sia obbligato a toccare con il labbro inferiore il bordo del bicchiere che è imbrinato dal cacao. Dove è nata l'ispirazione per questo cocktail e quali ingredienti ha utilizzato?
L'ispirazione è anche data dai 20 anni che ho passato al Caffè Rivoire, che è una cioccolateria storica dal 1872. Lì avevo un signature drink che facevo con cioccolata liquida, ma era veramente complesso dal punto di vista molecolare perché tendeva a separarsi. Qui avevo studiato insieme al maître chocolatier che si chiama Marco Bianchi una miscela di particolare che veniva utilizzata solo per il cocktail e utilizzavo una tecnica da cucina, in pratica una bowl con una frusta per mescolare docilmente il drink senza ghiaccio, per cui gli ingredienti venivano utilizzati sempre freddi. Anche grazie alle nuove tecnologie, qual è secondo lei il cocktail del futuro, uno dei tanti? Secondo le ultime tendenze, non italiane ma planetarie, devo dire che c'è una grossa riscoperta ormai dall'inizio degli anni 2000, soprattutto grazie anche a dei bartender americani e inglesi. Siamo andati prima indietro nel tempo alla ricerca di quello che era un po' tutto il dimenticato, il forgotten cocktails, vintage spirits, diciamo così, in modo tale da riazzerare un po' i conti e ripartire da lì. Attualmente la rivisitazione, che noi chiamiamo twist, la rivisitazione di cocktail è forse la tendenza più importante, quindi i cocktail classici vengono rivisitati, destrutturati e rifatti utilizzando le tecniche più improbabili, anche tipo quella molecolare o l'azoto o la rotovapor, che è un attrezzo, diciamo, che riesce a fare degli alcolici a bassa temperatura e soprattutto a sottovuoto.